quando sei arrivata tu, scusami. Ciao, Jay. Ciao, Jackie. Eccolo lì. Cosa ci fai qui? Perché non sei a casa con lo zio? Tu mi hai detto di restare con lo zio, no? Beh, anche tu sei mio zio. Ti presento Paco. Hola, signor. Visto che siete in città, non potete perdervi il match di lotta di stasera a Lucia Libre. Ah, non so. Non credo che ne avremo il tempo. Da un'occhiata a quel manifesto. Ma sì, che voce gli hanno già dato a Jade? Ma scusami. Non l'ho mai sentito nominare. Ma come? È il Toro Fuerte, il più grande lottatore di tutto il Messico. Io sono un suo fan sfegatato. Quell'uomo è imbattibile. Uh-huh. Da un'occhiata alla sua cintura. L'ultimo tra... Voglio dire, ci andremo di sicuro. Andiamo subito a procurarci i biglietti. Fate in fretta, c'è sempre il tutto esaurito. Immagino. È il Toro Fuerte. Pip pip. Ciao Jade, vai in Messico, esplora il villaggio e trova il talismano. Diamoci una mossa, Jackie, dobbiamo ancora trovare il talismano. Ma che voce ti hanno dato? C'hai 40 anni. Ma quanto l'hanno fatto bassa poi? Aspetta un attimo, stavo pensando come... Arrivo là sopra, non credo che mi serva il doppio salto, ci sarà... esatto, un giro da fare. Che strana cittadina quella nel Messico, eh? Non è che... no? Ah, per un attimo... Ti giuro che non pensavo avrei potuto raccoglierli, onesto. Non pensavo avrei potuto raccoglierli. Un po' di energia adesso come adesso ci fa comodo. Come arriviamo là sopra noi? Perché ho l'impressione che sta gente... Posso menarla? Allora, posso, ma... Non serve a nulla. Ok, un attimo. Io come arrivo là sopra, che è la cosa che più mi interessa al momento? Paco che ancora va in giro con i manifesti. È un po' vuota sta cittadina, eh? C'è niente da fare. Non lo so, io intanto prima di andare a prendere i biglietti continuo a farmi un giretto. Che per carità, vabbè, sicuramente dentro il forziere si trova una carta, toh. L'esplorazione prima di tutto, no? Ma guardalo, ma che animazione! Va davvero ad attaccare i manifesti! Ma è un grande! Mi sorprendo per pochissimo. Ma è un gioco del PS2, per PS2 questo. Una carta. Ho trovato un altro Jackie Chan? No, un altro talismano. Perché ho l'impressione che il Lucia Libre con una manata ci fa fuori. Però intanto, esatto, facciamoci un salvataggio. Mi chiedo se, come nel cartone, ci saranno momenti in cui ci rubano i talismani, li prendiamo, ne scambiamo, nel senso noi ne otteniamo uno e loro ce ne rubano un altro. Mi dispiace, ma per andare dall'altra parte dovrai aspettare almeno fino a domani. Sto aspettando che il carraio del paese venga ad aggiustarmi la ruota, ma oggi è troppo impegnato. Beh, mi sembra giusto. Fatti un giro. Certo, certo, Andrei the Giant. Ma Jade, che pure lei mena? Il toro è l'uomo più forte del mondo. È persino più forte del mio papà. Ah beh, scusami allora. Sai che quasi quasi quel forziere non lo prendo neanche, ti giuro. Cose strane succedono. Va il modello, poverino, cosa gli succede? È impazzito. Oh, 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 oh. Attenzione. Attenzione. Oh, finalmente. Dammi quella carta. Tutto questo per la carta del toro. Ma porca. Mi sento contento e amareggiato allo stesso tempo. Vieni, Jade, andiamo. Ho bisogno solo di un po' di energia, però. Bon, più di così non ne posso avere, mi sa. Ho già finito tutti i barili in giro. Speriamo che il combattimento sia onesto. Dai, vendimi il biglietto, per favore. Hola, volevo due biglietti per l'incontro di lotta di stasera. Mi spiace, signore, ma l'incontro è stato annullato. Siamo tutti molto delusi. Come? Siamo molto delusi. Già. Perché è stato annullato? Il quartetto di musicisti che accompagnava lo spettacolo non potrà esibirsi stasera. Il percussionista si è ammalato e così sono rimasti solo in tre. Se solo trovassimo un sostituto. E chissà chi sarà il sostituto. Piccoletto, però. Dov'è? Dov'è il piccoletto? L'ho visto adesso. Ah, eccolo, ciao. Il nostro percussionista si è ammalato e senza di lui non possiamo esibirci all'incontro di lotta stasera. Se non riusciamo a trovare un sostituto, lo spettacolo verrà annullato. Ottimo, mi sembra una buona ragione. Che possa aiutarci? Qualcuno che possa aiutarci, o io o mia nipote. Sì, io so suonare il tamburo. Ovvio.
No, non è vero. Non hai mai suonato un tamburo in vita. Questo non significa che non sia in grado di farlo. Eh beh, certo. La signorita ha ragione, amico. Facciamo una prova per vedere se riesce a tenere il ritmo. A sto punto tanto valeva che chiedavate la signora là dietro, tanto uguale, no? Dai, vai. Vuoi ascoltare le regole del gioco? Ai lati dello schermo vedrai scorrere delle icone a forma di tamburo. Non appena le icone raggiungono i tamburi nella parte inferiore dello schermo, premi X per quadrare il tamburo a sinistra e cerchio per quello a destra. Scusami, fammi quadrato e cerchio. Vabbè, X a sinistra, quindi qua per voi, cerchio a destra, quindi così. Va bene. Se riesci ad arrivare alla fine del brano senza commettere troppi errori, hai vinto. Vabbè, è un gioco a ritmo, insomma. Cicchi 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 cia. Vabbè. Se la difficoltà era questa. Congratulazioni, signorita, sei stata fantastica. Che spettacolo. Meglio del nostro solito percussionista. Vuoi lavorare con noi? Splendido, adesso l'incontro di lotta ci sarà di sicuro. Eh beh, immagino. Bella prova, Jade. Intanto lei era là dietro contro il signore che lo sta menando. Andiamo. Grazie a lei e a sua nipote l'incontro di lotta potrà svolgersi. Ma le voci quanto sono basse. Siamo debitori per questo. Di nulla. Ah, lasci stare. Non è il caso. Insisto che entriate gratis. Meno male. Sarete pronti, accomodatevi e godetevi lo spettacolo. Anche perché non ho un soldo. Che tra l'altro, scusami, fino ad ora i soldi come si fanno? Dove si prendono? Che non abbiamo neanche trovato uno. Ah, certo. Ma non c'ha neanche la cintura. Amigos, benvenuti a Lucha Libre. Stasera due titani si affronteranno su questo ring. E chi è il secondo? Io. Signores e señoritas, ecco il nostro primo sfidante. Ah beh, scusami allora. Ascoltare le regole, sì. Per contrastare l'assalto del tuo avversario e mandarlo a tappeto, devi parare i suoi attacchi con tempestività. Aggancia l'avversario tenendo premuto il tasto R1, quindi premi cerchio per parare i suoi colpi. Se premi il tasto nel momento esatto in cui sta sferrando il suo attacco, riuscirai ad afferrarlo e mandarlo al tappeto. Atterralo 5 volte e avrai vinto. Dai. Dai. Dai, prendimi però. Ah, tutto qui? Vabbè, dai, si può fare. Non devo neanche muovermi. Basta che sto fermo. Fatto. Ma immagino che se lo attacco mi fa lui un colpo. Quanto ci fai? Ho vinto, sì! Sconfiggendomi hai dimostrato un grande coraggio e una grande abilità. Ti sei guadagnato il mio rispetto e il diritto di indossare la cintura del titolo. No, la cintura te la tieni, questo me lo prendo. Questa proposta ti fa onore, ma non posso accettare la tua cintura. Non intendo continuare la carriera di lottatore, ma c'è una cosa che vorrei chiederti. Esatto, dammi quell'amuleto. Chiedimi pure qualsiasi cosa. Vorrei il talismano che è incastonato nella tua cintura. Certo, Yaki, prendilo pure. Yaki! Mi hai permesso di conservare questa cintura. È molto importante per me. Se dovessi aver bisogno di aiuto in futuro, conta pure su El Toro Fuerte. Lo spero, guarda, a sto punto. È stata grande, Jade. Ottimo lavoro. Torna a suonare con noi quando vuoi. Certo. Grazie, ragazzi, è stato divertentissimo. Immagino. Accetta questo piccolo dono in segno della nostra... Il tamburino. Grazie mille. Grazie a te, Jade. Non so come abbia fatto Jackie a sconfiggere l'imbattibile Il Toro Fuerte. Stando fermo addirittura. Ho l'opportunità di ringraziarti per aver salvato l'incontro di lotta. Allora grazie, Jade. Jade. Esatto. Ho detto, Jade. Ah,
Andiamo, Jade, voglio dire. Il tempo stringe e dobbiamo tornare a casa dallo zio. Adios, amigos. Ciao. La via della pecora. Siete tornati! Sì, e guarda cosa ho portato. Ho dato una mano a certi musicisti e mi hanno dato questo per ricordo. Non è fantastico? Fammelo vedere meglio. Potresti avere scoperto qualcosa di importante. Immagino. Lo zietto aveva ragione. Questo tamburo è uno degli 8 leggendari simboli C. Come? No, Jade, simboli C. Il C è l'energia mistica che ogni essere com'è umano possibile? Possiede. Ah! I simboli C sono l'unico strumento che consenta di ricacciare i demoni negli inferi. Demoni, forte! Ma i demoni non esistono, Jade, e sono solo un mito. Oh no? No, Jackie, da retta allo zietto. I demoni esistono e come? Beh, io non ne ho mai visto uno e non vedo perché dovrei cominciare adesso. Jackie, lo zietto giocherà. Hai appena visto dei ninja fantasma in Messico, voglio dire. Il potere. Zio, ecco i talismani che abbiamo trovato. Questi non sono talismani qualsiasi, Jackie. Ma dai. Ciascuno di essi possiede un enorme potere. La leggenda dice che esistono 12 grandi talismani. Come hai saputo dei 3 che erano in Messico? Da un amico che abita a San Francisco a North Beach. Vai lì e aspetta vicino alla cabina telefonica. Lui si metterà Matrix. Con te. Un'altra cosa. Dove cacchio è il mio tè? Sì, vai nella casa d'aste di North Beach e compra la statua di Buddha in marmo. Trovo sempre oggetti utili per il negozio. Con quali soldi però? Spendere? Il meno possibile. Lo zietto riesce sempre a strappare un buon prezzo e mi aspetto che tu faccia lo stesso. Ti darò del denaro. Non sperperarlo tutto. Sì, signore. Un'altra cosa. Sì, zio. Prima di andartene, sali su nel dojo. Lo zietto ha una nuova sfida per te. D'accordo, zietto. 100. Wow, 100 monete, che bello. Posso andare in giro? Posso andare a salvare? Cosa posso fare io? Ah, che bello, posso uscire davvero. Hai provato a spostarti in tram, è comodissimo. Ah, che bello. Addirittura. Ma quanto è grosso sto posto? La madonna, c'ha pure una salita. Posso davvero spostarmi, ma è una mappa grossa questa. Ehi, Jackie! Jade ci ha detto che sei in gran forma. Ti va di saltare la corda con noi? A parte con che faccia me lo state dicendo, 3 gemelle uguali? Parte! Vediamo se riesci a fare 20 salti senza toccare la corda. Certo, bambina inquietante. Ehi, vai! Tipo? Farne 100? Oh, quindi la sfida è proprio superali per avere quella scatola. 30 salti, eh? Vabbè, spero che la sfida massima non sia farne 100. Perché a questa velocità, Dio mio. All'improvviso hanno aumentato la velocità le bimbe. Alla fine proprio l'hanno aumentata, che stronzi, eh? Ancora uno, eh? Va bene, quanti ne devo fare di salti? 40 volte, eh? Spero che allora vadano veloci. Facile. Lo so. Jade aveva ragione, sei davvero bravissima. Dio mio, ma il modello di ste bambine è orribile. Te la sei proprio meritata. Grazie. Oh, 2 carte quindi. Ah no, questa è una. Questa è una vita in più. Ma che figata. Quindi abbiamo ottenuto un super rospo e una vita.